Le barriere comunicative possono essere di varia natura. Per esempio, possiamo trovarci nella situazione in cui ci mancano le parole. Vogliamo dire una cosa, ma quella parola lì non ci arriva, non sappiamo come esprimerla. Oppure un'altra barriera comunicativa può essere rappresentata dalla pronuncia. Abbiamo una parola in mente, ma non siamo sicuri di saperla pronunciare al 100% correttamente. E quindi, a volte, semplicemente evitiamo di dirla, quindi cerchiamo di trovare delle soluzioni che non sempre arrivano o finiamo per fare scena muta. Oppure, sempre legato alla pronuncia, un'altra barriera comunicativa può essere rappresentata dal fatto che quando gli altri mi parlano io non capisco quello che mi stanno dicendo e quindi anche qui avverto una serie di ostacoli nel flusso comunicativo. Un'altra barriera comunicativa può essere rappresentata dalle strutture sintattiche, ovvero ho una struttura in testa nella mia lingua madre, ma non so come rendere questa medesima struttura in inglese. Faccio magari fatica anche a capire perché ci sono delle strutture in inglese che io fatico anche a identificare nella mia lingua madre.